City Report. Siamo oggi qua in via Kennedy, nel sottopassaggio del Sant'Elia. Del ponte Sant'Elia, esatto, c'è stata segnalata una situazione, diciamo, di occupazione qui sotto il cavalcavia. Siamo venuti oggi a vedere cosa succede di interessante e stiamo andando a vedere. Esatto. Ma prima di tutto, Paolo, inquadra il Palasherpe che è qui di fronte a noi, che tutti conoscono perché siamo stati i primi a visitarlo e a scoprire tutto quello che c'era dietro. Non mi sarei mai aspettato, dopo qualche anno, di dover ritornare qui e trovare di fronte questo. Guardate l'ingresso. Cari amici, dove vi porta City Report questa settimana? Insieme ad Hermes e a Paolo Rusconi dietro la camera, siamo in Viale Kennedy. Proseguiamo la visita dei motel sotto i cavalcavia. Dopo avervi fatto vedere quello della cavalcavia di settimana scorsa in Certosa, sempre zona Certosa, siamo in via Kennedy di fronte al Palasherpe e questo è un sotto cavalcavia. Ne vedrete delle belle. Il cancello, fai vedere Paolo, non è aperto, è spalancato. Ma vi anticipo che non c'è solo questa entrata, perché hanno tagliato il davanti, la reticella che dà direttamente sulla superstrada, e hanno un'uscita anche di lì, quindi entrata e uscita. Siamo a giugno 2023. E vai, continuiamo la nostra esplorazione a seguito di quella della settimana scorsa che tante polemiche ha fatto nascere. Eccoci questa settimana a rivedere una situazione, nuovo cavalcavia, questo è quello del Ghisallo, siamo sulla Kennedy. Guardate un po' cosa c'è in giro anche qui, soliti materassi. Qui abbiamo calcolato che dorma circa una ventina di persone, perché fanno anche a turno sui letti. Ce n'è ancora qualcuno che sta dormendo, tra l'altro uno di quelli che, a quanto abbiamo visto, è sistemato anche meglio, perché uno di quelli che non ha il materasso per terra ma c'è anche addirittura la rete, quindi spesso questa cosa vuol dire che è a un certo grado di boss all'interno, insomma è quello più tenuto bene del gruppo. Ci sono tutti i viveri, tutti i vestiti, tutto quello che serve a una persona, insomma, per tra virgolette andare avanti. E la cosa più squallida che possiamo vedere è proprio il fatto che, oltre che cucinare qui, dormire qui, non ci sono fonti d'acqua qui, quindi non osiamo immaginare per lavarsi, oltre che quella tanica di plastica che vediamo lì, che penso sia utilizzata per quella, che cosa si possa fare. D'altronde un altro dubbio ci assale in questi momenti. Nel frattempo continuiamo a vedere, insomma, le varie coperte, le griglie, le cose da mangiare. Chi deve fare manutenzione qua nel sottoponte? Come fa a farla se ci sono queste persone qui? E soprattutto, da quanto tempo è che qui non entra più nessuno, appunto per controllare il sottoponte del Ghisallo, se va bene, se non va bene? Ci può essere qualche pericolo, perché non abbiamo visto bombole di gas, perlomeno se non erano occultate da qualche altra parte, però abbiamo visto dei fuochi accesi sempre su, vicino o comunque ai piloni sotto il cavalcavia. Questa questione è preoccupante. Cosa aspettano? Il disastro anche qui? Che qualcuno prenda fuoco di loro? Che magari il ponte abbia dei danneggiamenti ancora più forti? Perché chiaramente, vivendo lì sotto, in qualche maniera devono anche mangiare, bere, scaldarsi. Vabbè, nel frattempo oggi comunque è una bella giornata a Milano, il signore se la ronfa tranquillamente. Vi abbiamo fatto vedere il suo NSSR da bagno. E questi, vedete, c'è anche qualcuno che comunque il suo materasso lo tiene bene, insomma, come sempre in queste occasioni c'è quello più pulito, c'è quello più regolare, c'è quello che ha disagio. Qui troviamo anche sacchetti di pane, questa fa anche un po' da cucina, c'è anche qualcosina da mangiare nelle varie borse, le varie pentole,
insomma, non è una situazione che dura da poco, ma è anzi un luogo dove si vive costantemente. Russa anche il signore, ma voi non lo sentite. Che dire? Questo è quello che si trova in una zona che ha già molti problemi. Ricordiamo che siamo vicini al Palasharp, la famosa stazione degli autobus da incubo di Lampugnano, e qui anche altre biciclette, vabbè, le classiche bottiglie di birra, il cibo buttato, tutto pane duro eccetera, che poi attirerà animali, topi, piccioni. Infatti abbiamo tratto un sacco di piccioni. Altre reti chiuse per le prossime persone che magari verranno qui. Diciamo che, guardate, questa è la panoramica, è un vero e proprio villaggio sotto il cavalcavia, e non è l'unico che troviamo in zona e non è l'unico che troviamo a Milano. La questione del disagio abitativo è sempre più forte, e qui le soluzioni sono solo quelle di stomaco, sgomberi e finti sgomberi. Qui ci abbiamo un'altra uscita di sicurezza che si sono fatti dall'altra parte, varie biciclette rubate ancora in giro, e questo è il territorio del municipio 8 del comune di Milano a giugno 2023. Eccoci ancora avanti. Qui c'è un po' di feci, c'è odore di urina, d'altronde non ci sono bagni, le scarpe. Troviamo anche un carrellino per trasportare le cose, sacchetti di immondizia buttati un po' in giro, anche molta immondizia in giro. La nostra domanda è: c'è anche una fermata dell'autobus qua sotto questo cavalcavia, proprio davanti all'ingresso al cancello principale? È possibile che nessuno abbia segnalato, nessuno abbia mai detto niente? Cioè, sempre così, tutti fanno finta di niente. Salutiamo anche il gatto e i gatti che stanno qui. Hermes, cosa diciamo di questi continui disagi abitativi in giro? Che purtroppo è una situazione, anche con l'avvento della stagione calda, si moltiplicano, perché durante l'inverno questo potrebbe essere un posto magari anche ostile, durante l'estate diventa molto più ospitale per le persone che non sanno dove andare a dormire. Ecco, torniamo sempre al solito problema. Il problema non sono le persone, anche le persone sono l'ultimo elemento. Il problema è che c'è troppe case vuote e troppa gente senza casa, e queste sono la fine che fa queste persone. Poi tutto vuole essere risolto sempre con l'ordine pubblico, lo sgombero. Avete visto lo sgombero di altri posti come è funzionato? Che si cercano un altro cavalcavia, e in compagnia dei piccioni, guardate quanti ce ne sono, perché mangiano, bevono e fanno le loro funzioni qui, perché non hanno altri posti dove andare, si laveranno in giro perché qui fonti d'acqua non ce ne sono, fanno questa vita qui. E questa è Milano, Seguiteci e andiamo avanti. City Report. City Report!